Tornano in piazza dal 26 settembre al 24 ottobre le domeniche di prevenzione della campagna nazionale Nonno Ascoltami. Si affida la stessa consolidata formula. Per un'intera giornata, dalle ore 10 alle 18, medici specialisti, professionisti sanitari e volontari, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, sono a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio l'importante senso, l'udito e soprattutto a prendersene cura nel modo giusto. Il fondatore e il presidente di Udito Italia, Mauro Menzietti e Valentina Faricelli, hanno invitato tutti ad accendere i riflettori sull'importanza della salute uditiva questa mattina a Pescara durante la presentazione moderata dal collega Paolo Castignani, alla quale hanno partecipato l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il direttore del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara Claudio Caporale, il direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti Adelchi Croce. Domani gli screening si svolgeranno in Piazza Salotto a Pescara, alla Villa Comunale di Chieti e in Corso Trento e Trieste a Lanciano, come ha ricordato il dottor Menzietti. È fondamentale controllare il proprio udito. Noi da 12 anni scendiamo in piazza, quest'anno in particolare, domani saremo a Pescara, Chieti e Lanciano, tre piazze importanti da cui è partita questa campagna ormai patrocinata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute, che porta in piazza gli esperti dell'udito appunto per incontrare la cittadinanza che con pazienza affolla le nostre tende, segno che c'è tanta richiesta di conoscere meglio il problema di udito. Anche grazie a Nonno Ascoltami, in questi 12 anni, cosa è cambiato proprio nella prevenzione dei disturbi uditivi? Siamo sicuri che proprio da qui sia partita una piccola rivoluzione culturale che porterà i suoi frutti, credo, nelle future generazioni, perché proprio grazie anche alle campagne adesso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono praticamente identiche alle nostre, siamo riusciti, secondo me, a cambiare le abitudini di ascolto dei più giovani e il concetto proprio di protezione dell'udito, specie negli adulti e negli anziani, perché l'udito una volta perso non si recupera, quindi bisogna proteggerlo prima. E se è perso, bisogna intervenire o con un apparecchio acustico o con i consigli del medico specialista che ci dice cosa fare.